Ciao, buongiorno, nuovo video. Oggi facciamo questo video io e la dolcissima Giulia. Un bacio, Giulia, Giulia Bloom, ovviamente ormai immancabile il nostro video mensile sui preferiti beauty. Ormai la conoscete molto bene. Se non la conoscete, mi raccomando, vi lascio qua sotto il link del suo canale e del suo video. Correte a seguirla perché è bravissima, davvero. Brava, si intende molto di prodotti, ne prova tanti, è un'ottima consumatrice e recensisce in modo ottimale e dà sempre ottimi consigli, quindi mi raccomando, seguitela. Ora chiuso, sempre ormai qui all'interno di questo contenitore rosa preso da IKEA, i miei preferiti beauty del mese scorso, quindi di febbraio, e direi di partire. Allora, parto con la detersione, quindi parliamo anche un po' di skincare. Per quanto riguarda la skincare, allora parto con questo di cui non vi ho quasi mai parlato. Sto parlando del detergente viso che ho attualmente in uso insieme ad altri, ma proprio questo è il detergente ufficiale, diciamo così, dell'Occitan. Questo della fattispecie con questo dispenser non si trova. Io l'avevo comprato sicuramente all'outlet di Serravalle, vi parlo di chissà quanto tempo fa. Comunque si trova questa linea che è una linea dedicata proprio, vabbè, io non so il francese come vi dico sempre, comunque le regine bianche, no, reine, regina bianca, va bene. Comunque questa è un'ottima linea di cui mi sembra di aver provato forse solo questo detergente, che però lo trovate diverso, insomma vi lascio qua sotto il link ovviamente. Qui dice una mousse nettoyant molto piacevole da utilizzare. Fa una bella schiuma, ma non è una mousse, è semplicemente un bel gel detergente che fa una bella cremina morbida. Lascia la pelle sicuramente bella morbida e luminosa. E quindi questo sono circa metà, direi. Poi, tra gli altri prodotti per la detersione di cui vi voglio fare assolutamente un video, perché sono rimasta indietro con i video, due prodotti che vi consiglio di provare sono questi due. Uno è bio e uno non è bio. Sono due prodotti pazzeschi. E annovero, vabbè, anche il quello dell'erbolario che vedrete poi nei terminati, pazzesco. Quello però ha un'azione già un po' più esfoliante. Comunque, Lancome, questa me l'ero. No, me l'ha regalato mio marito. Stavo dicendo me lo sono autoregalato. No, me l'ha regalato mio marito da quando eravamo andati a Chiavari. Comunque, si chiama Miel and Mousse, quindi non è una mousse come la intendiamo noi, però lo vedete qui, è un gel che poi si trasforma con l'emulsione, quindi emulsionandolo con l'acqua, in una nuvola di cremina, diciamo così, morbida. Non è particolarmente oleoso, ve lo dico, ecco, è molto piacevole, quindi questo sicuramente continuerò ad utilizzarlo, almeno credo, e poi vediamo. Tanto qui è ancora inverno, qui prima che arrivi la primavera ce ne vuole, anzi, lasciamo perdere. Sembrava che fosse arrivata, invece non è vero. L'altro prodotto è questo di Bioficina Toscana. Questo l'avevo preso sempre, mi ricordo, a Chiavari quando ero stata, sì, a febbraio. Si chiama Olio Gel Struccante. L'ho usato in una bioprofumeria perché, ahimè, a Genova non c'è più. Ma ragazze, ma anche qua si assomigliano un pochino, eh. Allora, questo è un po' più denso come gel oleoso, che poi oleoso non lo è proprio tantissimo, però perfetto, ben bilanciato. L'altro invece è molto più leggero, questo è un po' più denso, anche questo fa un po' di schiuma, di cremina, quello molto di più. Comunque sono due prodotti fantastici. Di questa linea sto provando, come sapete, anche la lotion anti-pollution, quindi con pomodoro bio toscano. Insomma, questa è una linea fantastica, biologica, insomma, ve l'ho già detto. Poi, sempre per quanto riguarda il viso, assolutamente vi voglio citare alcuni sieri, ovviamente. Anzi, no, prima parliamo di questa lotion, poi vi parlo di sieri. Questa mi piace tanto. Sono circa a metà, ho visto perché ho svitato e ho, vabbè, ho
ho guardato perché devo anche un po' rendermi conto di prodotti che stanno ultimando. Sapete che io poi cerco di ultimare tutti i prodotti possibili e immaginabili che ho in mio possesso. Questa la trovate in particolare da DM, tutta la linea. Ora ho avvistato, c'è una nuova lotion di Ada Labo, insomma, questa linea qui, molto famosa, famosissima. Questa è un'ottima lotion idratante, non fa molto altro, idrata, ma molto molto bene, contiene acido ialuronico. Ne ho avvistata una nuova, sempre da DM, però è tutta rossa, è diversa. Non l'ho acquistata perché ho detto: Sara, devi ultimarne altre prima di comprare altre, insomma, cose nuove, cioè cose nuove, più che altro le lotion. Poi vedrete un video haul da paura. Non so se domani, vabbè, nei prossimi giorni. Poi sieri, assolutamente due di Love Care più altri che sto utilizzando come una pazza. Ad esempio, stamattina ho applicato loro. Prima questo di Love Care, che è quello multiazione triplo, esatto, triplo siero, sicuramente insomma ve ne ho parlato in largo e in lungo. E vedete tutto con queste parti, sono delle piccole, come possiamo definirle qua, come le definisce, microsfere che contengono al loro interno degli attivi anti-età, anti-age, quindi idratanti, lift, insomma, liftanti. È veramente meraviglioso, io lo adoro e l'ho utilizzato come base e successivamente ho applicato lui. Questa è la novità attuale, insomma, l'ultima, che si chiama Definitivo, quindi il nome dice tutto. È un siero super super leggero, molto leggero, quindi sicuramente andrà utilizzato, anche lo apprezzeremo ancora di più forse in estate. Guardate quanto l'ho già utilizzato, è leggero, dona molta luminosità alla pelle, rinnovamento cellulare anti-age 24 ore, stirante, riempitivo e levigante, ma io dico anche che dona una bella luminosità alla pelle, almeno io noto anche questo, sarà anche un po' il colore. Non è per niente oleoso, eh? È bifasico, ma non è oleoso, anzi lo trovo bello leggero. Sì, forse qualcosina c'è a dire il vero, ora che sento meglio, sì. Vabbè, la mia pelle è sempre tutto molto leggero perché avendola secca, io sapete che non ho nessun tipo di problema. Un altro siero che è stata una rivelazione, avevate ragione a consigliarmelo sempre, è questo di Urang. Che bel prodotto, che bel prodotto. Questo si chiama Pink Everlasting Ampoule ed è un prodotto ricchissimo, tra l'altro, di attivi interessanti, dona proprio una, cioè rende la pelle radiosa, fresca e bello, un bel siero. Anche il colore già è invitante di per sé. Mi è piaciuto davvero tanto. Ottima texture e mi sembra proprio performante. Per quanto riguarda i sieri, ne ho ancora uno che vi vorrei citare con estremo piacere. Questo mi è stato inviato e tra tutti i prodotti che mi hanno inviato, un po' li ho provati, ma devo dire che questo è quello che in assoluto mi è piaciuto di più. Sto parlando del siero viso di Mirea. Mi avete, ma forse l'ho visto, cioè l'ho visto, l'ho pubblicato il video, volevo dire. In cui vi parlavo di questo brand, un brand tutto italiano, Nickel Tested, un bel siero su base cremosa, un bel siero leggero, levigante, una bella azione e sinceramente anche questo mi sta piacendo, bello, bello leggero, piacevole e sicuramente ha una bella azione idratante. Poi assolutamente da citare sono le creme di questo brand di cui penso di avervi già parlato, che è R&C, che sfrutta, come vi ho già detto, la macchia mediterranea e in questo caso lentisco e in quest'altro caso la crema viso alla posidonia. Sono due creme viso pazzesche, ma come vi ho già detto ne riparleremo perché vorrei fare un video dedicato in cui utilizzo i prodotti, perché così vi posso anche magari far vedere meglio i prodotti proprio in azione.
Poi, ovviamente, quando io faccio i video con Giulia, o io o lei, o tutte e due, entrambe, insomma, vi parliamo di The Body Shop, perché noi siamo forse ossessionate da The Body Shop, sto scherzando ovviamente, ma siamo praticamente le uniche su YouTube che parlano di The Body Shop. Quindi ho trovato all'OVS della mia città, per le genovesi quella di Piazza Campetto, alcune referenze erano proprio in vetrina e io dico no, non ci posso credere. E quindi ho preso questa mousse, questa body yogurt warm vanilla, che è qualcosa di meraviglioso. Tra l'altro sto utilizzando una marea di prodotti per il corpo, di cui vi parlerò presto, e è veramente, sembra che non l'ho usata, ma assolutamente l'ho già utilizzata. Vorrei che cadesse. E infatti ne manca una buona parte, ma è mamma mia, cosa non è questo prodotto? E non costa, no, non costa tanto, mi sembra 13 euro, mi sembra di averla pagata, e sono 200 ml e credo che ci fosse solo questa versione che è warm vanilla, quindi insomma vi devono piacere un po' queste profumazioni dolcine, no? Veramente un ottimo prodotto, idrata molto bene, è sicuramente leggero come idratazione, però idrata secondo me molto bene ugualmente, ecco. Per quanto riguarda sempre l'idratazione del corpo, ho tutta una nuova linea di cui vi farò una recensione a parte. Se riesco già domani, ve lo dico già, sto parlando di tutti i prodotti che ho trovato, fortunata io, da Lidl di Sien. Questa linea è pazzesca, però non solo questa, anche l'altra, quella rosa Argan, cioè la crema viso che mi sta facendo sbarellare. Comunque, questo olio che sto utilizzando sul corpo, alternando ovviamente a altri 1000 prodotti, è della linea Aromatics Oils. La vedete qui? Di cui ho preso diverse referenze. Questo si chiama Premium Body Treatment Oil con oli essenziali. Si assorbe io l'applico direttamente dopo la doccia su pelle ancora umida, quindi inumidita. Fantastica. Va bene, comunque ne riparleremo. Guardate, l'ho già utilizzata diverse volte, ma ne basta pochissima e idrata e nutre la pelle in un modo incredibile. Poi una maschera capelli che ho amato moltissimo e di cui ho già preso altre referenze che forse vi ho già fatto vedere, ma vi farò un video aggiornato sulle care routine. È questa è la linea Balea Professional, eccola qua. Questa è la linea Oil Repair, quindi per riparare, andare a riparare i capelli secchi nello specifico, capelli danneggiati, se magari utilizzate tanto la piastra. E a volte anch'io magari utilizzo quel ferro per i capelli. Questo si chiama trattamento riparativo per capelli fini e secchi. Formula arricchita con cheratina ed estratto in olio di fiori di rosa senza siliconi. È una maschera meravigliosa, ma devo dire che, come vi ho già sicuramente detto tante altre volte, io con i prodotti Balea per i capelli, in particolar modo, ma ovviamente in generale Balea mi piace molto. Ho avuto sempre, sempre un sacco di soddisfazioni, nessun problema. Quindi, prodotto che vi consiglio assolutamente di provare, ovviamente, se avete la possibilità di andare in un negozio DEM, nella speranza che apra anche al centro-sud. Ho anche assolutamente da inserire in questo video questa crema contorno occhi che io amo, amo, amo. La prima mi fu regalata, me lo ricordo ancora, nel 2006, pensate, me lo ricordo. Era però la versione Rich, me lo regalò la mia amica Silvia, nel caso stesse guardando. Ciao tesoro, ti ricordi? E mi aveva regalato infatti questa e un altro prodotto che non mi ricordo quale fosse. Comunque, questa è la versione non Rich. Perché sì, è vero che ho il contorno occhi secco, ma devo dire che questa va bene, va bene. Poi d'inverno ovviamente utilizzo magari altre creme contorno occhi. Dovete provarla. Se non avete provato questa, tra l'altro me l'ha regalata la Manu. Ciao tesoro, grazie di avermela regalata, mi sembra a Natale. È veramente un prodotto meraviglioso, così come anche la crema viso, senza la quale non si può vivere. La crema viso di Clinique è quella sempre rosa, così questa si chiama, non ve l'ho detto forse, All About Eyes, e la versione che avevo utilizzato era All About Eyes Rich, e
Invece la crema viso, quella tutta rosa, è la Moisture Surge, che è pazzesca. Bene, direi che vi ho mostrato tutto, esatto, tutto quello di cui vi volevo parlare. Spero che il video vi sia piaciuto, di avervi dato magari qualche spunto. Ci vediamo qua sotto nei commenti. Un bacio a Giulia, un bacio a voi e a domani con un nuovo video. Ciao!